ragazzi, in questo video voglio rispondere alle domande più frequenti. Come vedete metto qua delle spatole, dei pennelli. Siccome ci chiedete sempre che cosa c'è bisogno per poter realizzare questi spray paint, allora, e le domande più frequenti di solito riguardano il tipo di carta, spatole, e il tipo di spray, eccetera. Allora, qui vediamo, ci sono, ecco, io metto giù un po' di arnesi, io c'ho qui. Ci sono, come vedete, diversi tipi di spatole, diversi tipi di pennelli. Allora, ognuno ha le sue proprietà e i suoi usi. Per il momento possiamo dire che innanzitutto questa tecnica è nata senza l'uso dei pennelli, solamente con l'uso delle spatole. Anzi, addirittura neanche le spatole, si usavano quello che si trovava, cucchiaini, unghia, delle mani, eccetera. E con il passare del tempo, naturalmente, la tecnica è andata progredendo e oggi ci ritroviamo che si usa, diciamo, qualsiasi cosa. I pennelli all'inizio venivano scartati in quanto facevano parte di una delle tecniche di pittura tradizionali, quindi probabilmente era anche per rompere e probabilmente anche per poter far scatenare ancora di più la fantasia, in modo da poter trovare altri metodi, altre maniere di poter realizzare quello che si aveva nel cuore e nella testa. Allora, le spatole hanno diverse proprietà. Qui ce ne sono di diversi tipi, ce n'è chi ne usa diverse allo stesso tempo, c'è chi invece alla fine ne predilige una, al massimo due, e riesce a fare tutto con quelle. Quindi questo diventa un po' una scelta personale, dopo che si è cominciati a, insomma, avere un po' di esperienze e a provare, bisogna provare. Allora, quindi, per ricapitolare, voi avete bisogno di un poco di spatole, adesso dopo vi farò vedere anche un poco come si usano, dei pennelli, ce ne sono di diversi, questo è più morbido, questo è più duro, così rettangolare, questo con la puntina, e beh, insomma, dipende un pochettino. Poi naturalmente avete bisogno di una bella forbice per poter tagliare, ce n'è sempre bisogno. E così, togliamo pennelli e spatole, mettiamoci qua, chiudiamo questo, mettiamo qua. Adesso, la carta è l'argomento principale delle vostre domande: dove si compra, che tipo di carta, ho provato con una carta che avevo a casa, però il risultato non è stato soddisfacente, eccetera eccetera. Certo, allora, per fare questo tipo di lavoro bisogna avere poche cose, ma bisogna avere quelle giuste, oltre a tanta fantasia. Allora, la carta, vediamo questa carta. Questo è un tipo di carta che si chiama carta patinata lucida, si chiama anche Evercoat, si chiama anche Chromolux. La Chromolux è quella che è più lucida di tutti e, diciamo, che specchia proprio di più, è molto liscia. Questa è leggermente, diciamo, è liscia, ma non riflette come una Chromolux. Da quest'altra parte, come vedete, cartoncino non è patinato, non è lucido,
assorbe, quindi da questa parte non funziona. Molte persone che hanno provato su carta normale, diciamo, come queste, e certamente hanno avuto dei risultati insoddisfacenti, in quanto la carta assorbe e non ci si può lavorare come vorrebbe. Allora, il cartoncino deve essere un poco doppio, non è proprio indispensabile, diciamo più che altro per una comodità di lavoro, perché anche il cartoncino così è più resistente, non si rovinano gli angoli, mentre con una carta di meno grammatura, gli angoli si cominciano a spezzettare, eccetera, e è peccato rovinare un'opera solamente perché la carta scelta non era quella adatta. Questo è un cartoncino da più o meno 300-350 grammi. Noi raccomandiamo cartoncino da 300 grammi, però naturalmente, come già detto, potete usare da 240 grammi in su. Ecco fatto. Rimettiamo a posto. Che altro? Allora, l'uso delle bombolette, qui ci sono, mettiamo, facciamo così, abbiamo il nero, il bianco, il trasparente, con questi tre si può già fare un dipinto in bianco e nero. Per quanto riguarda i colori, abbiamo il giallo, il rosso, il verde e il blu. Perché vi faccio vedere questi colori? Questi sono i colori base principali. Con questo potete fare praticamente tutto, in quanto mischiando i vari colori ne ottenete degli altri. Però a questo punto lo possiamo vedere più tardi. Quindi indispensabilissimo sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Poi uno si espande e da lì compra qualsiasi altra tonalità di colore per una comodità propria. Allora, di spray, che anche fa parte delle domande frequenti, che ci chiedete che spray usare, che spray non usare. Beh, guardate, qui in questo caso, essendo che io lavoro all'interno e senza maschera, quindi uso una bomboletta all'acqua, come si vede qui, water buzzer. Queste sono bombolette da 300 millilitri della MTN. In alternativa a questa si può comprare questa della Liquitex, secondo la mia esperienza, diciamo, con la Liquitex forse è un poco più facile lavorare, ma la MTN ha praticamente quasi nessun odore, quindi è più comodo lavorare se uno lavora all'interno. Mostrato questo, e questo è quello che riguarda per la pittura a base di acqua. Quanto riguarda la pittura normale, beh, in ogni paese ne sono di marche diverse. Parlando dell'Italia, io utilizzo spesso le Happy Color della Saratog, in questo momento non ce le ho per farvele vedere, però è una bomboletta a buon prezzo che dà un buon risultato. Poi bisogna certamente provare.
provarne diverse, adattarle, scegliere quelle che si adattano di più al proprio modo di lavorare, perché le caratteristiche delle bombolette spray sono molto molto diverse. Ci sono quelle che hanno una testura più, diciamo, più piena, più densa, altre che hanno quella sensazione come di essere più acquose, quindi danno possibilità di ottenere delle trasparenze, eccetera. Ma anche queste cose le vedremo più tardi in altre sessioni. Adesso parliamo solo dei materiali, non delle proprie proprietà. Togliamo queste bombolette, le mettiamo qui da parte. Allora, altro punto importante di questo lavoro sono i guanti. Qui ce ne sono di questo tipo qua. Insomma, io ho la misura 8, questi guanti qua di vinile, uno se li mette e uno a una mano, uno all'altra, così evitare di sporcarsi. Naturalmente questo problema viene meno quando si usa la pittura all'acqua, in quanto viene facile via dalle mani. Lavandola poi con il sapone la tutto via. Togliamo qui. Adesso volevo mostrarvi un pochettino l'uso di queste bombolette all'acqua. Allora, è anche un poco come si usano le spatole, che cosa si può fare con i pennelli, eccetera. Io metto un poco di colore sotto, in modo che dei colori che poi quando gratterò via la vernice me li ritrovo, in modo che quello che si disegna non venga piatto, sino si possa vedere con questi colori che poi si mischieranno così. Allora, quello che mi raccomando è, certo, bisogna praticare a spruzzare, in quanto la quantità di pittura che si butta giù è molto importante. Questo si vedrà a mano con l'esperienza. Qui c'è la foglia di carta di rivista, mi piace una che è molto sottile, in modo che la posso piegare come voglio per far venire gli effetti che più mi vanno a genio. Ecco fatto. Questo modo ci facciamo un poco di ombra, spruzzandolo piano, leggermente un poco di blu, un poco di nero, poco di bianco qua, e ci mettiamo su anche una stellina. Questo modo. Adesso, questo non ve l'ho mostrato prima, ve lo mostro adesso. È un semplice coperchio, si utilizza per realizzare pianeta, lo mettiamo qua. Ecco fatto. Dopodiché vediamo la stessa cosa si può fare anche con questi cartoncini, che uno se li taglia con la grandezza preferita. Questi si appoggiano direttamente, quindi dove non è molto importante se poi l'effetto che sta sotto verrà cambiato in quando gli appoggiamo questo cartoncino. A volte bisogna aspettare che si asciuga un po'. Facciamo una prova. Mettiamo
ombra, facciamo questa parte qua così. Quindi mettiamo su un primo pianeta, dopodiché facciamo sopra un poco di giallo, poco di rosso, sempre attenzione al dosare la quantità di pittura, perché altrimenti si può rovinare passando leggermente la carta alla mano, vedete? Succede questo. Qui abbiamo fatto questo, dopodiché di ombra, quindi qua di nuovo, ce lo schiariamo un pochettino, in questo modo qui, e prendiamo un cerchio un po' più grande e ce lo mettiamo sopra, così, dopodiché si riempie così facendo tensione, ecco qua. E qui io questo cielo lo voglio un poco più piatto, altrimenti quindi spruzzando un poco qua e là creiamo questi effetti qui, qui, ecco fatto. Adesso ci facciamo qualche stellina buttando un poco di pittura su il guanto, sulle dita, e spruzzando in questo modo qui. A questo punto cominciamo a togliere numero 1, una spatolina, ci aiutiamo con una spatolina per togliere questo, numero 2, qui, numero 3 e numero 4. A questo punto abbiamo fatto 4 pianeti. C'era sempre che Massimiliano me l'aveva chiesto, ma bagniamo con un po' di trasparente, visto pure ci viene chiesto, altrimenti non viene asportato niente. Invece in questo modo qua abbiamo bagnato di nuovo ed ecco fatto qui, asportiamo se c'è il primo strato sopra, in modo che viene il colore da sotto, facendo pressione con le dita otterrete questo risultato. Adesso, come vi ho fatto vedere prima, arriva l'uso delle spatoline. L'uso delle spatoline grattando, vedete, viene fuori la pittura e quindi si può modellare al piacimento che si vuole, così, in questo modo qui, così, così,
sì, a far risaltare un poco più le forme che vi sono venute fuori. A questo punto ci rimane nient'altro che chiudere da sotto usando cartoncino, ad esempio come questo. Qui, così, in modo da farci una linea, ecco fatto, in questo modo, si vede più o meno in questo modo. A questo punto, sempre con la spatolina, possiamo fare questo lavoro qua. Potrebbe essere continuato, può essere lasciato così, noi scegliamo di lasciarlo così, in quanto era per mostrarvi un po' l'uso delle varie dei vari materiali e modo di ad avere un'idea un poco migliore di come si procede a fare questo lavoro qua. Facciamo un po' di uccellini, si abbassano qua, no? A questo punto l'artista dovrà mettere la sua firma da qualche parte qui in giù e io lo faccio qui. Qui, ecco fatto, 2017, se si vuole, ecco a voi, realizzato uno spray paint, questo fatto in modo di tecnica originale, senza pennello, solamente carta e spatola. Vi ringrazio per la visione e spero vogliate raggiungermi di nuovo. Ciao.